Le mele sono tra i frutti che dalla raccolta alla vendita emettono meno anidride carbonica. Per ogni chilo in Trentino Alto Adige l'impronta carbonica in fase di coltivazione è tra gli 0,04 e gli 0,06 kg di CO2. Per questo le organizzazioni di produttori della nostra regione hanno ottenuto la dichiarazione ambientale di prodotto EDP. Ma la quantità di emissioni è ancora migliorabile, lo dice lo studio realizzato in collaborazione con Assomela e presentato alla Libera Università di Bolzano. Ci sono degli elementi a favore della mela, indubbiamente, quando è coltivata con alta professionalità come in Trentino in Alto Adige. Cioè, quando si riescono a ottenere produzioni molto molto elevate e si riesce a utilizzare i mezzi tecnici in modo efficiente, si riescono a contenere le emissioni di carbonio. Risultati che applicheremo alla pratica per lavorare meglio, dicono da Assomela. Abbiamo 5.000 dipendenti, 5.000 non sono 50 o 500, sono 5.000 e fatturiamo oltre 1 miliardo di euro, questo è il giro di affari di tutto questo prodotto. Il pensare di non creare qualche disagio o produrre qualche inquinamento, qualsiasi sia, è impossibile. Credo che attività che abbiano questi numeri, vogliamo verificare qual è stato l'impatto. Lo studio proseguirà ora sulle fasi della conservazione nei frighi, dove il Trentino Alto Adige usa molte energie rinnovabili, e sul trasporto fino alla vendita. E a fare di meglio, oltre ai produttori, dovrà essere anche chi le mele le mangia. Noi non ci pensiamo, ma andare a comprare in macchina pochi chili di mele o un chilo di mele o mezzo chilo di mele ha un impatto di CO2 veramente elevato rispetto a tutta la storia che quella mela ha avuto fino a quel momento.